Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi scuso con gli auditi perché avevamo una commissione congiunta sul fine vita e siamo andati lunghi di qualche minuto. Ringrazio i presenti, cioè l'avvocato Cinzia Calabrese, l'avvocato Grazia Ofelia Cesaro, spero di aver detto bene il nome. Dunque, l'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge 2102 Bazzoli, 2264 Locatelli, 2796 Bellucci, 2897 Ascari e 2937 Giannone, recante modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 83 in materia di affidamento dei minori dell'avvocato Cinzia Calabrese, presidente dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, e dell'avvocato Grazia Ofelia Cesaro, presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili. L'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. In proposito ricordo che è necessario che i deputati partecipino da remoto risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve essere ovviamente udibile. Avverto inoltre che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione delle nostre ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Siete d'accordo? Sì, va bene. Quindi diamo. Sono obiezioni. Molto bene. Prendo atto che non vi siano obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei le nostre ospiti, in conseguenza del fatto che abbiamo un'altra commissione congiunta, di limitare il proprio intervento entro i canonici 10 minuti e che potranno inviare, qualora non l'avessero già fatto, alla segreteria della Commissione un documento scritto, farlo pervenire anche successivamente. Tutto ciò per dare modo ai deputati di eventualmente porre delle domande e che seguirà la replica delle stesse audite. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocom. Io direi, in conformità a quanto abbiamo già fatto nelle scorse giornate, di dare la parola in sequenza prima all'avvocato Cinzia Calabrese e poi all'avvocato Grazia Ofelia Cesaro e poi eventualmente alle domande, se ce ne fossero, da parte dei colleghi. Quindi ringraziando ancora le nostre ospiti, darei la parola all'avvocato Cinzia Calabrese per il suo intervento, che dovrebbe essere contenuto, come detto, in 10 minuti. Grazie, avvocato, a lei la parola. Grazie a lei, Presidente. Buongiorno, buongiorno alle onorevoli collegate e collegati e grazie dell'invito, grazie per questa opportunità di affrontare dei temi che stanno da sempre molto a cuore all'AIAF. Noi sappiamo bene che qualsiasi riforma dovrà dare attuazione a due principi cardine della legislazione a tutela dei minori di età: il principio del superiore interesse del minore e il diritto di bambini e adolescenti a vivere e crescere all'interno della famiglia. Si tratta, come noto, di principi che trovano il loro fondamento nella nostra Carta Costituzionale, nella Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Convenzione, la CEDU, che impone agli Stati membri di non ingerirsi nell'ambito della vita privata di ciascuna famiglia e nel contempo di adottare le misure atte a garantirne il rispetto effettivo anche attraverso la previsione di misure di supporto nell'ambito delle situazioni di criticità genitoriali. In questo contesto si inserisce la normativa nazionale a tutela dei minori, in particolare il codice civile che reca le disposizioni in materia di responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, prevedendo, a fronte di comportamenti pregiudizievoli per la prole, la possibilità di disporre anche d'urgenza da parte della pubblica autorità l'allontanamento dalla casa familiare. Anche la legislazione speciale, in particolare mi riferisco alla legge sull'adozione, la numero 184 del 1983, come modificata dalla legge
numero 149 del 2001 riconosce espressamente il diritto naturale del minore alla famiglia, il diritto di crescere e essere educato nell'ambito della propria famiglia e considera la sottrazione del minore alla famiglia una soluzione limite alla quale ricorrere solo nei casi in cui la difficoltà della famiglia di origine ad assicurare al minore un ambiente idoneo sia insuperabile. Quindi possiamo dire che il quadro legislativo attuale è molto articolato ed è apparentemente garantista dei diritti dei minori di età e delle loro famiglie, però noi sappiamo che nella realtà, e io non mi riferisco solo ai casi di cronaca ben noti e che hanno dato origine a questa volontà da parte del legislatore di porre rimedio, ma proprio alla quotidianità, a quelle vicende che non arrivano ai giornali e ai media, ma che hanno ovviamente un'incidenza che può essere devastante nella vita dei minori di età. A ben vedere, infatti, la legislazione speciale in materia di infanzia, ancorché riconosca all'affidamento eterofamiliare, al collocamento in casa famiglia, un carattere temporaneo o provvisorio, in realtà sappiamo che la permanenza di minori di età, soprattutto nelle comunità familiari, si connota come permanente e quindi rende addirittura difficile o laddove persino impossibile il ritorno nel nucleo familiare di origine. Con riguardo poi alle modalità di affidamento e alla scelta delle modalità di affidamento, sappiamo bene che c'è un eccessivo potere decisionale in capo ai servizi locali, ai quali compete l'individuazione delle famiglie affidatarie o della casa famiglia per il collocamento del minore. Non è oggi previsto che ci sia un esame del giudice della famiglia affidataria. E ancora la legge 149 del 2001, come noto, ha espressamente escluso che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale possano essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. Però nella prassi non sono infrequenti i casi nei quali bambini e adolescenti vengano allontanati dalle loro famiglie per ragioni legate alla povertà. E diciamo che in questo panorama si è inserita quasi a gamba tesa l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e questo ci ha portato, come avvocati che si occupano dei diritti delle persone, dei minori di età, delle famiglie e come associazione, a fare una riflessione circa la necessità di una corretta gestione delle relazioni familiari per la tenuta dei rapporti sociali. E quindi mai come in questo momento è emersa la necessità che lo Stato garantisca la salute dei suoi cittadini, salute intesa in senso ampio nell'accezione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che non corrisponde a un'assenza di malattia o di infermità, ma si riferisce a uno stato di totale benessere fisico e mentale. È ovvio che questo obiettivo non possa essere raggiunto senza la creazione di strumenti e di luoghi per la composizione dei conflitti familiari. Ed è per questo che la AIAF, l'associazione che oggi rappresento, da anni chiede una riforma dei diritti delle relazioni familiari. In questo preciso momento, viste anche le richieste che ci sono arrivate dall'Europa, noi riteniamo che sia improcrastinabile un intervento organico per la riforma della giustizia familiare, quindi non solo una riforma limitata a un singolo istituto, ma una riforma complessiva che vada a incidere sul rito applicabile ai procedimenti relativi alle relazioni familiari in senso ampio, una riforma ordinamentale, una riforma che incida quindi in maniera positiva sulla vita dei singoli, in particolare dei soggetti vulnerabili, dei soggetti fragili, dei soggetti che appaiono oggi meno tutelati, però hanno dei loro diritti che, come abbiamo detto, sono sanciti dall'ordinamento e dalle convenzioni sovranazionali. Quindi in questo contesto la riforma deve essere organica. Quindi riteniamo che sia opportuno che venga data la delega al governo perché intervenga in questi termini. Innanzitutto con l'abrogazione del Tribunale per i minorenni e l'istituzione delle sezioni specializzate per la persona, le relazioni familiari e i minori di età. Con l'unificazione delle competenze davanti a un unico giudice per evitare che le famiglie, le persone, i genitori siano costretti a rivolgersi a più autorità giudiziarie e quindi a instaurare più procedimenti per la composizione del conflitto, come purtroppo oggi avviene. È evidente che sia fondamentale ovviamente la specializzazione del giudice, per cui chiediamo che ci sia anche l'abrogazione del limite decennale di permanenza nell'incarico e questo per evitare che vi sia una dispersione di quelle competenze
professionali acquisite col tempo dal magistrato. Accanto al giudice specializzato, ovviamente, ci deve essere l'avvocato specializzato, ma di questo la categoria sicuramente si è fatta carico, quindi ancora prima è intervenuta a più riprese, ancora prima del decreto specializzazione pubblicato nel dicembre scorso, il decreto numero 163, e questo anche attraverso le iniziative delle associazioni, quale quella che oggi qui rappresento. Quindi accanto al giudice specializzato, l'avvocato specializzato, sia quando assiste il minore, sia quando assiste il genitore, sia quando rappresenta il minore come curatore speciale o come difensore. Quindi la specializzazione deve essere richiesta a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano del minore. Occorre l'introduzione del rito unico, perché oggi i riti sono diversi e quindi non è data la stessa garanzia alle parti. Il principio cardine è quello del diritto al giusto processo. Per garantire questo è necessario che ci sia un rito unico, che dovrà essere improntato a principi di snellezza e di speditezza, e questo sia perché ce lo chiede l'Unione Europea, sia perché è un principio di diritto che non può essere ulteriormente rinviato. Il tutto naturalmente deve avere luogo nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Nell'ambito quindi di questa auspicata riforma ordinamentale si dovrà prevedere una competenza monocratica generale, ad eccezione di quei procedimenti previsti dal 330 del Codice Civile, quindi quelli afferenti alla responsabilità genitoriale e alla pronuncia di decadenza. In questo caso la competenza dovrebbe essere del giudice collegiale circondariale, a cui saranno devoluti anche i procedimenti di adottabilità, procedimenti penali a carico di imputati di minore età e i procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 25 del Regio Decreto del 34 istitutivo dei tribunali per i minorenni, nonché i procedimenti relativi alla sottrazione internazionale di minori. In questo caso prevediamo che il tribunale decida in composizione collegiale integrata con un solo componente laico, a cui però non potrà essere delegata l'assunzione di alcun atto istruttorio o diverso incombente del procedimento, perché l'istruttoria, l'audizione delle parti, dei genitori, la deve fare il giudice togato. Prevediamo altresì l'obbligo della nomina del curatore speciale per il minore, ai sensi dell'articolo 78 del Codice di Rito, in tutti i procedimenti ex articoli 330, decadenza, e 333, limitazione della responsabilità genitoriale, oppure ogni qualvolta si è emesso un provvedimento, anche provvisorio, di limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Inoltre riteniamo che sia indispensabile prevedere come obbligatorio l'ascolto diretto del minore. Deve essere il giudice a sentire il minore di età, giudice specializzato a cui abbiamo fatto riferimento prima, senza che vi sia la facoltà di delegare al consulente tecnico, al servizio sociale, a terzi questo ascolto. L'ascolto deve essere fatto in tribunale dal giudice, che si deve rendere conto direttamente di come sta il minore, se ha ben compreso che cosa gli sta accadendo intorno, insomma, nell'ambito di questo procedimento. Tutte queste modalità, diciamo, questi motivi che stanno alla base del diritto del minore ad essere ascoltato sono ben declinati nelle convenzioni internazionali. Quindi sappiamo a che cosa ci riferiamo quando parliamo di ascolto. Riteniamo che il limite per l'ascolto debba continuare a essere quello oggi. Avvocato, le pregherei di... Sì, volevo solo dire due cose. So che poi spesso gli avvocati fanno un po' a pugni con la sintesi, ma mi consenta, Presidente, di andare alla fine, ribadendo il fatto che l'età deve rimanere quella degli anni 12, come è attualmente previsto, e eventualmente il giudice che conduce l'ascolto può essere assistito da un ausiliario nominato ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Volevo sottolineare che naturalmente qui parliamo di ascolto del minore, che è ben diverso dal caso dell'esame del minore come testa, come persona offesa, quindi nell'ambito dei procedimenti penali, dibattimento, incidente probatorio. Quello è altro, mentre invece questo è il diritto del minore di essere ascoltato. Purtroppo non ho molto tempo, e quindi però vi chiedo di ascoltarmi ancora davvero per pochissimo, perché, come dicevo prima, la riforma deve essere ampia e non si può
prescindere da questo. Del resto la commissione nominata, istituita dalla ministra Cartabia e presieduta dal professor Luigo sta lavorando proprio in questi termini. Riteniamo che sia necessario abrogare l'articolo 403 del codice civile, che consente l'allontanamento d'urgenza opera della pubblica autorità, perché ormai è una disposizione anacronistica e sappiamo bene quali conseguenze pratiche ha dato, e quindi è necessario che sia prevista appunto l'abrogazione. E su tutto il territorio ci sono state prassi discordanti, con le conseguenze anche traumatiche nella vita dei minori. È una disposizione che non tiene conto dei principi del giusto processo sanciti dall'articolo 111 della Costituzione. Aggiungo brevemente, peraltro mi riporto poi al manifesto che ho fatto avere alla Commissione. Magari se avvia le conclusioni, sì. Perché altrimenti sì, poi esatto. Dobbiamo stringere la collega, non mi pare corretto nei suoi confronti. No, assolutamente non voglio togliere Grazie. Spazio all'avvocato Cesare, quindi l'obbligatorietà di prevedere il termine di durata delle misure limitative della responsabilità genitoriale, che la collocazione eterofamiliare sia una misura assolutamente residuale, valutando prima la possibilità di mantenere il minore presso parenti o persone che siano affettivamente legate al minore stesso, e l'obbligatorietà della presenza dei difensori delle parti, del curatore speciale del minore a tutti gli incombenti, quindi fin dall'inizio. E come ho già detto prima, l'esame della famiglia affidataria da parte del giudice. Sono assolutamente d'accordo sulla necessità di avere la banca dati che ci dica quanti minori sono collocati in comunità e quanti incarico i servizi su mandato del giudice. Vi chiedo scusa di avere sforato e di aver abusato della vostra attenzione, e le cose da dire sono ancora tante, ma ovviamente a questo punto lascio la parola alla collega. La ringrazio, Grazie. Ci vorrebbero ore per poter affrontare decorosamente questo argomento, non 10 minuti, e ci scusi, siamo noi che dobbiamo scusarci nei vostri confronti per i tempi tiranni che imponiamo agli auditi, che così gentilmente e in maniera competente ci offrono il loro supporto e il loro aiuto. Do la parola quindi adesso all'avvocato Grazia Ofelia Cesaro per la sua relazione. Grazie. Grazie Presidente. Scusate. Grazie Presidente, grazie alla Commissione per l'invito su un tema al quale la nostra associazione, l'Unione Nazionale Camere Minorili, è ovviamente un tema per noi molto caro, quindi la protezione dei minori. Io ringrazio anche la collega Calabrese perché, diciamo, anche se ha sforato nelle premesse, le premesse che lei ha richiamato sono ovviamente le premesse per tutte le associazioni che si occupano di diritto di famiglia e minorile, per cui io le do, come dire, per richiamate anche nel mio intervento sull'importanza delle convenzioni, della CEDU. Io vorrei offrirvi però una, come dire, anche una prospettiva un po' diversa. Come voi sapete, proprio la Convenzione ONU che è stata citata prevede al suo interno un meccanismo di monitoraggio sullo stato di applicazione della tutela all'infanzia in tutti i paesi contraenti, e questo riguarda chiaramente anche l'Italia. All'interno del meccanismo di monitoraggio c'è una network di associazioni, sono circa oltre 100 associazioni che si occupano di tutela all'infanzia, che devono riferire periodicamente al Comitato ONU e che danno una restituzione di qual è lo stato di tutela dell'infanzia nel nostro paese. Questo rapporto di monitoraggio, l'11° rapporto di monitoraggio, con riferimento allo stato di preoccupazione che ha portato alla, come dire, alle proposte di legge, l'abbiamo ben letto tutti all'interno della, diciamo, delle relazioni illustrative alle proposte di legge, ha però una visione un po' diversa che, se mi permettete, io vi vorrei leggere. Dunque, questo rapporto sottolinea che dall'estate del 2019, a seguito dei fatti di Bibbiano, l'affidamento familiare è stato al centro di fortissimi attacchi a livello politico e mediatico. Si è creato un clima di sospetto nei confronti non solo degli operatori sociali e dei giudici minorili, ma anche degli stessi affidatari, screditando l'impegno di migliaia di famiglie che hanno accolto in questi anni minorenni. Il rischio tangibile è quello di mettere in serio pericolo l'intero istituto dell'affido e di scoraggiare disponibilità all'accoglienza.
Questa è un po', ripeto, l'undicesimo rapporto, è un po' la preoccupazione di tutte le associazioni che in questo momento delle maggiori, che si occupano di tutela dell'infanzia in Italia. E perché queste associazioni sono arrivate a questo elemento? Perché loro prendono in considerazione i dati rispetto agli allontanamenti e agli affidamenti che vengono fatti in Italia. E naturalmente noi sappiamo che vi è una disomogeneità nella raccolta di dati. E da questo punto di vista ovviamente è assolutamente necessario, indispensabile che venga attivato e portato a compimento il sistema di rilevazione SIMBA, il sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, in attuazione del decreto 206 del 16 dicembre 2014. Perché questo, la lettura dei dati è davvero per noi molto importante. Ma comunque, secondo gli ultimi dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su quelli che sono i minori fuori famiglia di cui noi ci stiamo occupando, al 31/12/2017 noi sappiamo che abbiamo l'1,4 per mille di minori oggi in affido, abbiamo di questi minori in affido ben il 48% è già in affido intrafamiliare, e di questi minori in affido il 22% è stato dato in affido con una procedura consensuale, quindi con un accordo tra la famiglia d'origine e la famiglia appunto affidataria. Ma vi è di più, questi dati ci dicono che il numero complessivo dei minori fuori famiglia, la percentuale, è del 2,8 per mille, quindi scusate, 1,4 per mille, 2,8 per mille, il numero complessivo dei minori fuori famiglia. Qual è la percentuale degli stati, come dire, che hanno caratteristiche uguali alla nostra per quanto riguarda il numero dei minori fuori famiglia? In Francia noi abbiamo il 10,4 per mille, in Germania il 10,5 per mille, in Inghilterra il 6,1 per mille, in Spagna il 4,4 per mille. Possiamo quindi ritenere che in Italia, sulla base di questi dati, vi sia davvero un'emergenza con riferimento allo stato, al numero dei migliori fuori famiglia. Ecco, rapporto ci dice che non vi è un'emergenza da questo punto di vista, ma naturalmente, e su questo noi siamo assolutamente d'accordo, vi possono essere delle norme di migliore efficienza della giustizia minorile che possono intervenire nella situazione attuale, diciamo, dei nostri minori in difficoltà. Un altro dato che è riportato dal rapporto è che sicuramente il numero di minori che sono dati in affido oltre alla previsione dei 2 anni è estremamente alto, è il 60%. Quindi noi sappiamo che abbiamo molti minori, molti ragazzi, peraltro sono anche di età abbastanza diciamo adolescenziali, si sono trovati in una situazione di limbo senza dei progetti determinati, dei progetti stabili. Questo però deve essere letto anche in modo non assolutamente univoco, deve essere letto forse sicuramente in termini di implementazione delle risorse alle famiglie di origini per poter essere in grado di recuperare il rapporto con i loro figli, ma anche di magari sbagliati prognosi eccessivamente positive su famiglie che comunque non ce l'hanno fatta. E quindi i minori si sono poi trovati in questa situazione di limbo e a non veder garantito il diritto del minore a una famiglia. Noi abbiamo riconosciuto il diritto del minore alla sua famiglia, è nel nostro ordinamento dalla legge 183 dell'84, ma dobbiamo ricordare, e l'ha ripetuto anche la collega Calabrese, che la situazione migliore per una minore è sicuramente quella di crescere comunque avendo una famiglia, avendo una stabilità e un'importanza di rapporti. Allora, rispetto ai disegni di legge che voi avete, che ci avete sottoposto all'attenzione, io concordo, dunque intanto come vi dicevamo, noi abbiamo già, come anticipavo, noi chiediamo uno stanziamento di fondi importanti sia per l'implementazione delle banche dati, e su questo abbiamo anche scritto sia al ministro Cartabia, sia con un documento sull'utilizzo del recovery fund che abbiamo mandato appunto pubblicamente, sia per un'implementazione delle banche dati, ma sia anche per un'implementazione dei servizi, di efficientamento dei servizi informatici presso i tribunali, sia per il tribunale per i minorenni con l'inserimento del PCT, ma anche con una possibilità di accesso maggiore
alle banche dati. Sapere la comunicazione di cui parlava la collega Calabrese è per noi una comunicazione che non deve essere fisica, deve essere un'accessibilità alle banche dati. Oggi sappiamo che tutto passa da questo, quindi un efficientamento da questo punto di vista per noi è indispensabile con stanziamenti di fondi adeguati. Per quanto riguarda invece le riforme, il piano delle riforme, concordo assolutamente con la possibilità di fare un intervento armonico, un intervento di sistema in linea con quello che sono i lavori che si stanno svolgendo presso il Ministero della Giustizia, al tavolo, alla Commissione, l'Ufficio Legislativo, la Commissione per la Riforma del Processo di Famiglia, perché deve esservi un intervento di sistema. E noi non concordiamo con l'abolizione dell'articolo 403, ma come ad esempio il disegno di legge che do anche Ascari propone, con una giurisdizionalizzazione dell'articolo 403. Abbiamo visto che non ve ne è stato fatto un uso così, come dire, diffusivo in Italia, ma abbiamo invece bisogno assolutamente di farlo ritornare nell'alveo del controllo dell'autorità giudiziaria. E questo ci sembra assolutamente importante. Con riferimento ancora una volta al procedimento, alla garanzia, a quelle che devono essere, è ovvio che dobbiamo istituire, e ancora una volta in un'ottica di sistema, quindi ordinamentale, la figura del rappresentante del minore. In ogni procedimento di allontanamento vi è un conflitto di interessi in re ipsa, quindi il minore deve avere la possibilità di avere da subito nominato il proprio curatore che deve avere una formazione multidisciplinare, una formazione continuata, quindi ci deve essere un monitoraggio costante, multidisciplinare, e naturalmente deve essere, deve avere una formazione ad hoc. Nel disegno di legge, ad esempio, Bellucci si parla addirittura di prendere dall'elenco dei difensori d'ufficio del penale, è evidente che assolutamente non c'entra nulla. Si parla in un altro disegno di legge, forse sempre Bellucci, di vittime sociali. Ecco, noi non vogliamo trasformare i minori in vittime, noi vogliamo attribuire ai minori diritti, perché non vogliamo fare, come dire, vittimizzazione secondaria. Vi è una norma che potrebbe da questo punto di vista aiutarci, la norma sull'ascolto del minore, il 336 bis, prevede attualmente un errore macroscopico, cioè prevede che l'ascolto del minore possa avvenire alla presenza del curatore se il curatore è autorizzato dal giudice. Questo non può certamente essere. Il curatore deve avere la possibilità di intervenire, di partecipare all'ascolto, che secondo noi invece può anche essere, nelle situazioni appunto che ritiene il giudice opportuno, anche delegato, ma perché chiaramente può essere fatto con maggiori competenze rispetto a quelle che potrebbe avere il giudice, e questo sicuramente secondo noi è una norma che invece dovrebbe essere, come dire, modificata in questa parte. Altro aspetto, non siamo d'accordo, come anche è stato riportato da DAIAF, ma come invece alcuni disegni di proposte di legge hanno indicato, con un abbassamento dell'età a 8, credo la proposta di legge Locatelli, o a 10 anni. Le norme ci sono il 315 bis, comma 3, il 336 bis, il 337 octis, sono in linea con le nostre convenzioni internazionali, utilizziamo. Cambiamo però questa norma, che in questo momento, nonostante diciamo la giurisprudenza di merito non la applichi, però nel nostro ordinamento è sicuramente disorganica. Un altro aspetto per noi assolutamente importante è per quanto riguarda la procedimentalizzazione per appunto attuare il diritto principio del contraddittorio dei procedimenti di volontaria di giurisdizione del potestate. Naturalmente in un'ottica, voglio dire, assolutamente di coordinamento del sistema, ma secondo noi questo deve essere assolutamente garantito, considerando la peculiarità della materia. Ho parlato però di procedimento, non di intervenire sulle norme sostanziali. Le norme sostanziali dicono già che l'allontanamento, intendono già nella corretta applicazione, nel nostro sistema, è comunque l'estrema ratio. Inserire, ad esempio, dei limiti all'allontanamento, ho visto, ora non ricordo qual era il disegno di legge che faceva, la proposta di legge che faceva riferimento alla impossibilità di fare gli allontanamenti in orari notturni, o l'impossibilità di fare gli allontanamenti qualora il minore si trovasse in una situazione di pericolo, in una situazione particolare psicofisica.
sono chiaramente degli interventi che non si rendono conto della situazione reale nella quale noi ci troviamo ad intervenire, perché è evidente che un minore che si trova in una situazione di pregiudizio è in una situazione di questo tipo, ed impedirne in qualche modo un intervento di tutela può essere estremamente, come dire, pericoloso. Vi è un'altra, ci sono anche delle modifiche che noi riteniamo assolutamente importanti, come ad esempio prevedere... Le chiederei se per cortesia potesse avviarsi alle conclusioni anche lei. Solo due norme. Noi vorremmo, per quanto riguarda il monitoraggio dell'affidamento, ci troviamo assolutamente d'accordo nell'implementare i percorsi di monitoraggio dell'affidamento, anche senza però decadenze e senza decadenze nette, perché in alcuni disegni di proposte di legge si dice se dura di più durerà comunque questo. Questo vuol dire lasciare i minori in una situazione ancora una volta di incertezza. Che cosa può succedere? Abbiamo bisogno di un piano organico di intervento su questo. Per quanto riguarda la riforma ordinamentale, noi invece, l'abbiamo proposto, lo vedrete, noi chiaramente vi daremo un contributo scritto, dal 2014 pensiamo che il modo migliore per ragionare su una riforma ordinamentale sia quello non di istituire le sezioni specializzate, ma di un tribunale della persona, delle relazioni familiari, dei minori, che mantenga la specializzazione anche multidisciplinare, perché secondo noi questa è assolutamente importante, voglio dire, per una reale tutela dell'infanzia. Questo credo che sia ci sono delle norme peraltro all'interno della, come dire, delle varie proposte di legge che sono già istituite nel nostro ordinamento. Mi riferisco ad esempio alla modifica del 354 sull'incompatibilità dei tutori, che però è già previsto dalla legge sull'adozione, quindi è evidente che quando si ragiona su questo argomento bisogna assolutamente farlo partendo prima di tutto dai dati e poi partendo anche dalla legislazione esistente, che già riconosce i diritti fondamentali. Dobbiamo lavorare sicuramente per meglio rendere efficace il nostro sistema, ma siamo attenti a non tornare indietro. Naturalmente vi daremo poi un documento scritto e vi ringraziamo per l'attenzione. Siamo noi a ringraziare per il vostro intervento, entrambe molto qualificato e anche interessante, perché lega l'intervento a tutta una serie di questioni di cui abbiamo già più volte discusso e che trovavano anche nella passata legislatura fondamento nelle riforme che si erano tentati di approvare già alla Camera dei Deputati. Chiedo se ci sono dei parlamentari che volessero fare delle domande. Se... Grazie Presidente. Allora, intanto ringrazio sia l'avvocata Calabrese che l'avvocata Cesaro per gli importanti contributi che hanno dato oggi, e sarà nostra attenzione leggere anche la documentazione scritta che vorranno produrre alla Commissione Giustizia, quindi grazie. Per quanto riguarda solo una precisazione in merito al contributo dell'avvocata Cesaro, vorrei chiederle solo, lei parlava comunque dell'importanza dei dati, di una riforma organica, le chiedo se anche lei ritiene, come la collega Calabrese, che sia opportuna che venga data la delega al governo. Grazie. Sì, secondo noi su questa materia sicuramente sì. Assolutamente, crediamo che la struttura di una proposta di legge che dia delega al governo, chiaramente con una indicazioni chiare, ecco, questo ovviamente è necessario, però da questo punto di vista ci sembra lo strumento più, come dire, anche più efficace. Grazie mille avvocata, grazie mille. Sì. Giannone. Buonasera, grazie mille a entrambe. Avvocate, io volevo chiedere innanzitutto all'avvocato Calabrese, ma anche all'avvocato Cesaro, perché ritengono di non dover abbassare l'età dell'ascolto del minore, visto che comunque siamo in un'era completamente diversa, e anche Strasburgo permette, non specifica insomma che debba essere dai 12 anni in su.
Inoltre, volevo chiedere sempre all'avvocato Cesaro perché ritiene davvero necessario mantenere l'articolo 403 se non ritiene che in realtà non sia compatibile con lo spirito della forma di quelle che sono appunto le proposte di legge che intanto si somigliano, e quindi diciamo che io sarei più d'accordo con l'avvocato Calabrese per quanto riguarda invece l'abrogazione. Grazie. Allora, per le risposte, grazie. Avvocato Calabrese. Io credo, intanto la ringrazio onorevole di questa domanda, perché appunto noi da tempo insomma discutiamo di questo tema relativo all'età, ma credo che questo limite non possa essere abbassato, proprio perché ci sono tante ragioni e esperti che comunque anche in altre discipline che hanno stabilito questa età. Io peraltro non vorrei ricordare male, ma forse in alcuni dei progetti di legge che ho esaminato forse si confonde l'ascolto del minore come disciplinato dalle convenzioni da quello che è, come dicevo prima, l'esame, perché c'è proprio un riferimento appunto al penale, che ripeto è un'altra cosa. A me piace richiamare il documento dell'autorità garante dell'infanzia proprio quando parla e declina l'ascolto del minore, fa un riferimento anche a Dante: attento si fermò come un che ascolta, e fa riferimento proprio al fatto che l'ascolto è attenzione, cura, interesse, curiosità, e quindi proprio per questa modalità, per la funzione che ha l'ascolto, che è prevalentemente ed esclusivamente in questi procedimenti un diritto del minore, che comunque non si possa scendere al di sotto di questi 12 anni, o meglio, non si possa per legge, ma poi sappiamo che proprio la stessa norma prevede la possibilità che il minore, anche di età inferiore, sia ascoltato, sempre in quella accezione che ha l'ascolto, laddove sia capace di discernimento. Noi sappiamo, e la collega lo potrà confermare, che ci sono minori di età inferiore che vengono comunque ascoltati dal giudice, sia dal giudice ordinario che dal giudice minorile. Quindi comunque questa possibilità viene data, ma riteniamo che la norma debba rimanere invariata per quanto riguarda l'età, che debba essere 12 anni e non 8 o 10. Grazie. Bene, grazie. L'avvocato Cesaro vuole aggiungere qualcosa? Riprendo la, come dire, quello che ha detto, l'ha anticipato la collega Calabrese, sul quale sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda i 12 anni. Ricordo che peraltro questo non è solo un parere, come dire, dell'associazione dell'avvocato Calabrese e della mia associazione, ma ancora una volta, sono andata proprio adesso a verificarlo, le raccomandazioni della rete, appunto, delle oltre 100 organizzazioni che si occupano di tutela dell'infanzia, anche nell'ultimo rapporto, ci danno come indicazione non quella di abbassare l'età, ma sicuramente quella di prevedere dei programmi, come dire, di formazione, di implementare la formazione anche multidisciplinare di tutti gli operatori che si occupano di ascolto, nonché la formazione dei curatori. Sicuramente, e questo è qualcosa che deve essere molto ben chiarito, perché è presente in alcune proposte di legge, l'ascolto, ripeto, non è incidente probatorio, non è testimonianza, è per noi avvocati, curatori, è un'occasione che deve essere data al minore. Ben sappiamo però, e questo ce lo insegna anche l'esperienza dei tribunali per i minorenni, che più è la formazione multidisciplinare dei giudici, più noi abbiamo le possibilità di ascoltare minori anche più piccoli, quando vi sono giudici onorari. Questo dobbiamo ben tenerlo presente, perché tutte le indagini che ci sono state sull'ascolto ci hanno detto questo. Più il giudice ha la possibilità di avere delle competenze anche extra, più il giudice ha la possibilità oggi di sentire anche i minori, in base alla famosa norma elastica, che è comunque indicata dall'articolo 12 della Convenzione ONU. Per quanto riguarda la successiva domanda rispetto al 403, perché noi vogliamo privare l'ordinamento italiano di un articolo che è comunque uno strumento di protezione? Questo noi ci siamo chiesti. Noi, ripeto, siamo d'accordo nella giurisdizionalizzazione di questo articolo, ma lo Stato italiano ha dimostrato
lo dimostra oggi con i dati di non averne fatto un abuso. Per cui è importantissimo intervenire, implementarlo, non creare decadenze come con la, non mi ricordo in quale proposta di legge, come nelle convalide. Siamo attenti, noi stiamo utilizzando strumenti che sono a protezione di minori, ma sicuramente deve essere un articolo che deve essere giurisdizionalizzato, facendo passare alla procura e al tribunale questo quello che deve essere il vaglio, come dire, necessario su questo tipo di provvedimenti, che comunque per il nostro ordinamento sono già degli provvedimenti che sono da considerarsi come una estrema ratio. La ringrazio, vi ringrazio moltissimo per il contributo che ci avete dato. Salutiamo quindi le colleghe che possono ovviamente farci avere i contributi scritti, in parte mi pare che ci siano già stati recapitati, lo potrete eventualmente implementare anche nelle prossime ore. Vi ringrazio e vi saluto, saluto a tutti i colleghi e chiudo la seduta. Grazie e buonasera a tutti. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie, grazie buonasera, Presidente, buonasera, per l'attenzione, buonasera. Grazie, arrivederci, grazie. Buon lavoro anche a tutti voi. Grazie anche a voi.